Ciao, benvenuto sul canale Van Golden e a bordo del nostro Van Golden. In questo video voglio raccontarti come abbiamo trasformato gli interni del nostro van e come siamo arrivati a questo risultato. Innanzitutto ci sono voluti 3 mesi e mezzo, quindi il tempo è stato a nostro favore, abbiamo avuto appunto la possibilità di lavorare con calma per buona parte del periodo di quarantena che stiamo vivendo tutti quanti. C'è da dire, ed è una premessa importantissima, che questo van, che è un Florence Camper del 1994, un Iveco Daily Turbo Diesel 3512, è stato acquistato già camperizzato, quindi non lo abbiamo camperizzato noi. Quando l'abbiamo acquistato però nel gennaio del 2020 il van si presentava molto diverso da come è adesso da un punto di vista estetico. Come avrete visto quindi dalle foto che ho messo prima, adesso magari ve le faccio rivedere, il van si presentava un po' spento, il colore predominante era il grigio che in parte è rimasto. Qui, come potete vedere, non abbiamo potuto modificare nulla. E anche rosa, che personalmente era un colpo nell'occhio e quindi è stata la prima cosa che ho voluto cambiare. Sottolineo che né io né Michele siamo degli esperti o degli allestitori e non ci eravamo mai cimentati prima in un'esperienza simile, quindi questo per dire che l'importante è studiare, informarsi, documentarsi e tutto è possibile anche per 2 inesperti e pasticcioni come noi, perché vi assicuro che lo siamo, soprattutto io. Ma colgo l'occasione anche per ringraziare nuovamente 2 persone che si sono rivelate fondamentali per la trasformazione di questo van, che ci hanno aiutato tantissimo e che sono il papà di Michele e il nostro amico Andrea, che salutiamo di vero cuore, e quindi grazie a loro, anche grazie a loro siamo arrivati a questo risultato. Comunque, chiusa questa parentesi, partiamo subito con la pellicola protettiva che abbiamo, la pellicola adesiva che abbiamo applicato su tutte le superfici di questo van, quindi su tutti i mobili in legno, che però, ripeto, erano di questo colore grigio. Questa pellicola, se non mi sbaglio, è di Artesive. Troverete comunque tutti i link in descrizione, si è rivelata davvero un'alleata fantastica, anche se, come dire, non è stato facilissimo applicarla, perché come potete immaginare qui è pieno di curve, di angoli pieni, sono tutti angoli pieni, quindi non è stata proprio una passeggiata applicarla. Se il cameraman si avvicina si notano tante piccole imperfezioni, tante grinze e alcuni strappi che purtroppo sono stati inevitabili, però non fa niente perché noi consideriamo comunque questo van la nostra casa su ruote, anche la nostra piccola creatura, per cui anche le imperfezioni devo dire che le amiamo lo stesso, quindi non sarà un camper perfetto ma è sempre il nostro camper, la nostra casa e noi la amiamo così com'è. Spostandoci nella zona cucina, rispetto a come era prima, abbiamo innanzitutto sostituito il piano cottura e creato un nuovo piano da lavoro in legno su cui abbiamo poi montato appunto il piano cottura, che è un piano cottura e lavello insieme. Anche questo pezzo vedo di mettervi il link in descrizione. Poi, per quanto riguarda, sempre restando nella zona cucina, la parte inferiore al piano cottura, qui prima c'era un frigorifero che abbiamo rimosso e al suo posto abbiamo creato questo mobile, l'anta
è in legno, chiaramente, come potete vedere, e due ripiani su cui abbiamo sistemato pentolame, che adesso è un po' in disordine, e poi cibo, pasta, biscotti e tutto ciò che ci serve per mangiare. Tengo a precisare che questi lavori di falegnameria sono stati eseguiti da un professionista del settore. Noi abbiamo tentato con scarsissimi risultati di creare questi piani da lavoro e l'anta in legno, ma ripeto, il risultato è stato davvero scarso, quindi in questi casi suggerisco di rivolgersi a professionisti che sappiano creare delle soluzioni belle, funzionali e soprattutto non pericolose con legno levigato in questo caso, perché se invece l'avesse fatto Michele come l'aveva fatto inizialmente, probabilmente ci saremmo ritrovati polpastrelli pieni di spine. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi, sì, ma il frigo dove è finito? Beh, innanzitutto l'abbiamo sostituito, anche questo è un frigo nuovo da 90 litri, per due persone va benissimo, per più di due persone potrebbe risultare un po' piccolo. Non è un frigo da camper, ma da casa, diciamo, mini bar, che abbiamo voluto, come dire, sistemare, appoggiando e fissare, perché soprattutto il movimento poteva rivelarsi un problema, grazie a questa parete in legno, anch'essa costruita da un falegname. Poi abbiamo questa seconda parete in legno su cui abbiamo messo la nostra fantastica cartina geografica, un regalo dei miei fratelli, e funge da parete divisoria tra la zona guida e la cellula abitativa ed è, diciamo, fondamentale soprattutto per Mia, che altrimenti potrebbe scavalcare creandoci non pochi problemi. Poi, per quanto riguarda la disposizione, la struttura degli interni, noi non abbiamo modificato nulla tranne la dinette, perché appunto dove adesso c'è il frigorifero c'era prima la dinette che, abbassato il tavolo, si trasformava in un letto matrimoniale. Chiaramente per noi avere un secondo letto era inutile, quindi abbiamo preferito guadagnare spazio anche per Mia, che infatti sotto al tavolo ha la sua cuccia dedicata, il suo spazio. Poi, parlando del soffitto, chi ci segue avrà visto che dopo circa un mese di lavoro di rinnovo abbiamo scoperto un'infiltrazione esattamente qui, che ci ha creato non poco filo da torcere, diciamo, per cui ne abbiamo approfittato per rifare completamente il soffitto. Abbiamo scelto dei pannelli di polistirolo davvero facilissimi da applicare, termici e anche belli da un punto di vista estetico. Abbiamo poi voluto creare questa bellissima cornice che ha una funzione essenzialmente decorativa intorno alla finestra, che abbiamo fissato con delle viti, quindi un pochino antiestetiche, però volevamo essere certi che reggesse. Per quanto riguarda il pavimento, anche il pavimento è stato sostituito con delle lastre in PVC che abbiamo applicato senza colla aggiuntiva, perché la colla era appunto incorporata. Sicuramente l'applicazione è stata facile, ma bisogna stare attenti a prendere le misure precise della superficie e soprattutto degli angoli, però ne vale la pena. Infine, per quanto riguarda la tappezzeria, l'abbiamo sostituita. Prima era tutto così, quindi rosa e blu, abbiamo acquistato questa stoffa dal mercato con pochi euro davvero, e rivolgendoci ad una sarta abbiamo fatto rivestire entrambi i divanetti, questi due cuscini, poi anche abbiamo fatto fare queste tende su misura che adoro. L'unica parte che non siamo riusciti a modificare molto è la zona letto, che adesso non vi faccio vedere perché è un casino ogni volta aprire il letto e chiuderlo. Prima c'era un materasso componibile, quindi diviso in tre parti se non mi sbaglio, che ogni volta andavano rimesse insieme per comporre un materasso matrimoniale.
a questa soluzione abbiamo preferito acquistare un materasso integro, quindi non diviso in tre parti, spesso 12 cm, quindi una via di mezzo fra il materasso che c'era prima, che sembrava una sottiletta, e un materasso standard più alto, più doppio. Devo dire che ci troviamo abbastanza bene, anche se la zona notte, ammetto, credo che sia la parte più scomoda di tutto il van, perché appunto ogni volta il materasso va tirato avanti e poi arrotolato su se stesso per chiuderlo. Sono davvero felice che tu abbia visto il video fino alla fine e sono felice di averti mostrato il risultato di tanti mesi di lavoro. Per quanto riguarda le nozioni più tecniche, ci vediamo al prossimo video, quando farò un van tour più specifico e parlerò anche della meccanica, della carrozzeria e dell'impianto elettrico che abbiamo. Per qualsiasi altro dubbio o se vuoi farci qualche domanda, noi siamo sempre disponibili, puoi scriverci nei commenti qui in basso oppure privatamente attraverso uno dei nostri canali social. Se questo video ti è piaciuto, supportaci con un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!